Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca nera, ancora sangue sulle strade abruzzesi. A perdere la vita questa mattina è stata una 24enne in uno scontro frontale sull'asse attrezzato a Brecciarola. La donna si stava recando al lavoro in un bar, illeso l'autista del camion con il quale si è scontrata la Opel guidata dalla giovane. Il servizio di Antonio Recanati. Un tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 6 all'ingresso dell'asse attrezzato in località Brecciarola di Chieti, dove è morta una ragazza di 25 anni di Moscufo. La giovane di Moscufo in provincia di Pescara si chiama Fabiana Poli ed era alla guida della sua auto, una Opel Corsa, quando per cause in corso di accertamento avrebbe invaso la corsia opposta finendo in un impatto frontale contro il tir condotto da un 46enne di Frosinone, rimasto fortunatamente illeso. La ragazza, che faceva la barista, si stava recando al lavoro e viaggiava in direzione Chieti. Sono stati vani i soccorsi del 118 perché la 24enne è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Chieti, oltre ai vigili del fuoco. Il PM della procura teatina, Lucia Campo, ha disposto un esame esterno della salma, che è stato condotto all'obitorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Colle dell'Ara. E ancora incidenti stradali, due feriti a Villa Raspa di Spoltore in provincia di Pescara. Ieri sera attorno alle 23, per cause non ancora accertate, si sono scontrate frontalmente due auto, l'una condotta da una donna di 77 anni, l'altra da un uomo di 68. Il violento impatto ha fatto finire i due mezzi a diversi metri di distanza. I due conducenti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e della Croce Rossa e trasportati all'ospedale civile di Pescara. La donna è stata giudicata guaribile in 45 giorni, mentre l'uomo ha ricevuto una prognosi di 60 giorni per politrauma e fratture. E restiamo in qualche modo a parlare di sicurezza stradale, perché da ieri sono in stato di agitazione ed hanno interrotto tutte le relazioni sindacali due sigle, SIULP e SAP, che rappresentano gli agenti della Polizia Stradale di Pescara e Provincia. Si protesta contro la cronica carenza di personale che pregiudica anche la sicurezza sulle strade. Orazio Colantuono, responsabile del SIULP della Polizia Stradale, in rappresentanza qui di tutte le sigle sindacali, insomma, si sono interrotte queste trattative, avete lanciato una sorta di grido d'allarme. Esattamente, come abbiamo scritto nel documento che abbiamo consegnato ieri, unitario, tra tutte le sigle firmatarie, SAP, SIAP, SILP-CGL, COISP, UGL Polizia e UIL Polizia, abbiamo interrotto le relazioni sindacali perché le condizioni in cui siamo arrivati alla Polizia Stradale non sono più sostenibili, non condividiamo più le scelte organizzative di impiego del personale che penalizzano fortemente sia l'indennità l'utenza autostradale che quella ordinaria. C'è sempre un problema comunque legato all'organico. Esattamente, nel corso degli anni, a seguito di tutta una serie di tagli lineari, il personale si è ridotto di almeno il 30%, quindi non abbiamo serie difficoltà ad organizzare questi servizi e l'amministrazione poi predilige l'impiego in autostrada, sguarnendo però la viabilità ordinaria dove, come abbiamo visto negli ultimi due giorni, accadono gli incidenti mortali. Quindi andiamo a fare prevenzione in autostrada, dove, dati Istat alla mano, gli incidenti mortali sono in forte diminuzione, a discapito di quella viabilità ordinaria dove purtroppo gli incidenti mortali accadono. Restiamo a parlare ancora di trasporti. Il Consiglio Comunale di Raiano ha votato all'unanimità contro la proposta di modifica del tracciato dell'autostrada A24 e A25. Il progetto, che attende il parere del Ministero dell'Economia, prevede un investimento di 5,7 miliardi di euro e almeno 10.000 posti di lavoro e punterebbe ad accorciare tratti di circa 30 km sulla A24 ed A25 con tunnel e nuove gallerie che andrebbero a perforare l'Appennino. Sarebbe un insulto alle istituzioni, alle associazioni, a tutti coloro che da anni stanno impiegando energia, tempo e risorse per valorizzare il territorio, si legge nella nota dell'amministrazione. E adesso restiamo alla cronaca. Tornano a colpire i malviventi all'Aquila. All'alba ha sfondato con un'automobile il vetro della filiale del Brico, poi i malviventi sono fuggiti a piedi con un magro bottino. Il servizio di Filippo Tronca.
Hanno sfondato con una panda l'ingresso, hanno rubato quello che hanno potuto, provocando decine di migliaia di euro di danni, poi sono fuggiti a piedi a seguito del tempestivo intervento di una pattuglia dell'Imri. È accaduto questa notte intorno alle 5 nella filiale di Bricoio sulla strada statale 17 a Onna, a pochi chilometri dall'Aquila. Sul posto, mentre i ladri erano ancora all'interno, sono arrivati due vigilantes dell'Imri, allertati dall'allarme scattato in centrale. I malviventi, due uomini, secondo quanto si apprende, dopo aver forzato le casse, hanno cercato di fuggire, tornando a bordo dell'auto targata a Pescara, ma hanno trovato i vigilantes a sbarrare la strada con una loro vettura. Sentendosi braccati, hanno allora abbandonato il mezzo, fuggendo a piedi da una porta laterale. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia del capoluogo, diretti dal tenente colonnello Andrea Ronchei, che dalle prime ore dell'alba hanno battuto la zona circostante alla ricerca dei ladri e sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica del furto. I malviventi sono riusciti a portare via solo qualche centinaio di euro di fondo cassa, mentre i danni causati dallo sfondamento della porta e delle casse ammontano, da una prima stima, a 30.000 euro. Al nostro microfono Cesare Di Giandomenico, comandante dell'Imri. È scattato l'allarme, il segnale d'allarme è arrivato presso la nostra centrale operativa di San Giovanni Teatino, la quale ha allertato subito le pattuglie che sono intervenute nell'arco di 4-5 minuti e hanno constatato questo scasso perpetrato ai danni del nostro cliente Brico. Lo scasso è avvenuto con una macchina che è entrata all'interno del punto vendita e le nostre guardie giurate hanno sbarrato la porta di accesso con la nostra vettura di servizio e la vettura che ha commesso lo scasso è rimasta all'interno delle corsie. Subito sono intervenuti i carabinieri che hanno constatato e hanno fatto gli adempimenti di legge. E adesso la cronaca giudiziaria. Alla Corte d'Appello di L'Aquila ha depositato le motivazioni della sentenza del processo Sanitopoli, ribadita la credibilità del grande accusatore di questo processo, Vincenzo Angelini, ex patron delle cliniche Villapini. L'ex governatore del Turco invece punta sulla Cassazione per uscire pulito dalla storia che riguarda, lo ricorderete, le tangenti nella sanità abruzzese. Sentiamo. Parla di assoluzione travestita da condanna l'ex governatore della regione Abruzzo Ottaviano Del Turco, commentando le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in relazione al processo Sanitopoli, in base alla quale lo scorso 20 di novembre è stato condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione per induzione indebita, la vecchia concussione per induzione modificata dalla legge Severino. Nelle 571 pagine delle motivazioni si legge, tra le altre cose, che secondo la Corte non può essere ragionevolmente messa in dubbio la credibilità soggettiva ed oggettiva di Angelini e le sue dichiarazioni rispondono positivamente al requisito della precisione, avendo fatto riferimento a fatti e circostanze precisi che trovano un significativo aggancio nel succedersi delle vicende politiche, legislative ed amministrative relative al periodo di volta in volta interessato dalle sue dichiarazioni. Tra le altre cose, i giudici aquilani evidenziano che l'ex imprenditore della sanità, al momento delle dichiarazioni eteroaccusatorie, non era sottoposto a misure cautelari di alcun tipo, sicché non sussisteva neppure tale ulteriore profilo potenzialmente utilitaristico a giustificare, quand'anche su un piano meramente logico, la volontà maturata di aprirsi con gli inquirenti. Dunque, sulle affermazioni della Corte d'Appello si riaccende il duello tra accusatore ed accusato, tra Angelini e Del Turco. Il signor Angelini aveva raccontato di essere stato costretto per ben 27 volte a portarmi affannosamente denaro nella mia casa di Collelongo, ricorda Del Turco. La Corte ha ritenuto insussistenti ben 23 episodi contestati su 18 capi di imputazione. Dunque, prosegue l'ex governatore, di 6,2 milioni di euro che Angelini ha raccontato di avermi consegnato in poco meno di 2 anni, la Corte d'Appello ne salva una quota irrisoria. Ma per la stessa Corte l'impianto accusatorio regge, perché l'ex patron del gruppo Villapini, pur essendosi dichiarato vittima di fatti concussivi, con le sue dichiarazioni ha in concreto riferito fatti oggettivamente tali da esporlo a possibili accuse a suo carico, cosa che poi si è verificata nel processo. Quindi sarà ancora sulla credibilità di Angelini che si giocherà l'ultimo atto del processo sulle tangenti nella sanità abruzzese, con Del Turco che annuncia che proprio di ciò si occuperanno i suoi difensori nel ricorso per Cassazione, che si celebrerà a Roma, lontano, dice, per quanto possibile, dalle atmosfere, dagli umori, dai condizionamenti che hanno pesato sulla dinamica degli atti processuali.
Cambiamo argomento, giornata aquilana per il neo sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli. Sul tavolo a Palazzo Fibbioni i nodi ancora da sciogliere della ricostruzione. L'attenzione per l'Aquila resta alta e la ricostruzione è una delle priorità nazionali. Lo assicura il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, nuovo centrodestra, che ha oggi incontrato a Palazzo Fibbioni, accompagnata dal consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis, il sindaco Massimo Cialente, il vice sindaco Nicola Trifuoggi e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Oggi sono qua per ascoltare i problemi della città, per mettermi a disposizione, come d'altronde ho sempre fatto anche quando facevo soltanto il senatore. Io sono stata relatrice dei provvedimenti più importanti che hanno riguardato l'Aquila, cioè il decreto enti locali e la legge di stabilità, e posso assicurare che sull'Aquila c'è un'attenzione continua e costante del governo, grazie anche al grande lavoro che io riconosco ai rappresentanti sia del territorio aquilano che della regione Abruzzo, che di tutte le parti politiche hanno preferito mettere l'Aquila al centro e non i propri partiti. E quindi io credo che, come si è fatto in passato, anche per il futuro tutte le necessità dell'Aquila saranno accolte. Io credo che in questo completamento della squadra di governo abbiano contato altri tipi di equilibri. D'altronde io al governo rappresento una forza politica diversa dal Partito Democratico, e quindi queste sono le ragioni per le quali al governo in questo momento ci sono io. Ed ora ci spostiamo al Tribunale di Teramo. Il protocollo d'intesa per potenziare l'organico degli uffici giudiziari teramani firmato il 16 dicembre scorso tra Regione e Procura non sembra aver prodotto i risultati sperati ed è stato definito inutile dal procuratore Guerriero, che fa appello affinché arrivino le domande nella Procura teramana. Sentiamo. L'accordo presentato e firmato in pompa magna lo scorso 16 dicembre 2015, con tanto di passerella e firma davanti ai presenti dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, non è servito a nulla. Il supporto promesso al Tribunale dalla Regione, infatti, per potenziare l'organico degli uffici giudiziari non ha prodotto risultati. Sono solo due le domande arrivate, una è stata revocata, l'altra è disponibile solo due giorni a settimana. La montagna ha partorito un topolino, parole del procuratore di Teramo, Antonio Guerriero, che deluso è tornato a parlare della cronica carenza di organico che affligge gli uffici giudiziari. Colpa di nessuno, il problema è che a seguito di questo protocollo finora ci sono state poche domande, quindi l'invito che facciamo alle persone che sono abilitate a fare domande, di fare domanda, perché se non fanno domanda noi non possiamo assumere, e abbiamo bisogno fondamentale di personale, poiché gli impegni, gli affari stanno crescendo sempre di più, le esigenze dei cittadini crescono e noi a queste esigenze dei cittadini dobbiamo dare una risposta immediata. Abbiamo pochi cancellieri, molti sono anziani e stanno per andare in pensione, ha aggiunto il procuratore. In questo momento inoltre, come procura, siamo privi anche del dirigente amministrativo. Una situazione difficile, soprattutto in un momento nel quale, come sottolineato da Guerriero, soprattutto lungo la fascia costiera, ci sono situazioni che stanno degenerando con fenomeni criminali che vanno controllati e combattuti. La collaborazione tra Regione, Tribunale e Procura era stata così motivata e presentata dal presidente D'Alfonso. Un'abbondanza, quella della Regione, 1547 dipendenti, con un bisogno di formazione, di affinamento formativo che hanno i dipendenti della Regione, si combini con un'esigenza, con una mancanza che è quella del Palazzo di Giustizia, in questo caso di Teramo, per fare in modo che si determini a favore degli uni una prestazione collaborativa professionale, a favore nostro un dato di formazione. In sostanza veniva riprodotto un modello che è già in applicazione all'Aquila, Vasto, Lanciano e Avezzano, che però con Teramo non ha funzionato. Adesso una notizia che riguarda gli ospedali psichiatrici giudiziari. Franco Corleone è stato nominato ufficialmente dal Consiglio dei Ministri commissario unico per il superamento degli ex ospedali psichiatrici giudiziari. Lo ha reso noto il sottosegretario alla salute Vito De Filippo. Corleone si dovrà occupare di chiudere definitivamente il capitolo degli ex manicomi criminali in Piemonte, Toscana, Veneto, Abruzzo, Calabria e Puglia. E su questo argomento è intervenuto
Anche l'assessore alla sanità regionale Silvio Paolucci, che ha detto: prendiamo atto della nomina da parte del governo per l'Abruzzo in ogni caso si tratta di un provvedimento ininfluente, ha detto Paolucci, in quanto il prossimo 4 aprile sarà inaugurato ufficialmente la REMS di Barete, che renderà la nostra regione pienamente adempiente alle prescrizioni normative in materia. E adesso torniamo a Pescara, visita in Abruzzo e nel capoluogo adriatico per l'ambasciatore della Mongolia che, accompagnato dal senatore Antonio Razzi, ha incontrato il sindaco di Pescara Marco Alessandrini e il presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Becci. Senatore Razzi, qui a Pescara oggi alla Camera di Commercio con l'ambasciatore della Mongolia per far conoscere un po' l'Abruzzo sicuramente. Ma a parte far conoscere l'Abruzzo, ma cercare di concretizzare le cose, cioè insieme al presidente Daniele Becci stiamo lavorando da diversi anni e diversi ambasciatori portato qui alla Camera di Commercio proprio per cercare di sviluppare al massimo la nostra regione, è quello che stiamo facendo. All'ambasciatore chiediamo quali relazioni si possono stringere. Soprattutto è sviluppata tantissimo su agricoltura, per questo motivo sono oggi qua per studiare e ricercare le vie, possibilità di collaborazione insieme con il nostro paese. Oggi soprattutto la Mongolia sta sviluppando tantissimo l'industria, industria pesante e anche industria leggera, per questo motivo sono qui oggi per presentare la commercialisti oppure uomini di affari di Pescara per presentare un po' di possibilità del nostro paese, in che maniera potete investire e come collaboriamo. Presidente Becci, un altro stato estero arriva qui a Pescara, oggi si tratta della Mongolia, si possono stringere relazioni anche sicuramente commerciali? Sicuramente è un paese che vuole farsi conoscere da un punto di vista turistico, ha dei numeri interessanti. Poi c'è anche il discorso di interesse da parte delle nostre imprese, in particolare il settore tessile è un settore che esporta dei numeri discreti. Se riusciamo a presentare questo paese, a trovare dei comuni interessi, credo che di prospettiva per le nostre aziende che hanno tanta necessità di esportare può essere un'ulteriore occasione. Risparmio nella bolletta e maggiore efficienza per l'utenza. Questo è l'obiettivo della proposta di legge per l'istituzione dell'ufficio regionale centralizzato per l'acquisto di energia elettrica e gas presentata dal gruppo consigliare in Regione Abruzzo del Movimento 5 Stelle. Pettinari, state presentando questa proposta di legge che abbassa i costi, offre un migliore servizio alle utenze per quanto riguarda le bollette di luce e gas agli utenti abruzzesi. Sì, tutti sappiamo che dopo la liberalizzazione del mercato avvenuta nel 2003 e nel 2007 per l'energia elettrica e il gas, invece di diminuire purtroppo i costi sono aumentati. Noi come legislatori regionali abbiamo presentato questa proposta di legge che tende a far risparmiare i soldi ai cittadini sulle bollette dell'energia elettrica e del gas. In che modo? La regione si fa capofila con un ufficio centralizzato per l'acquisto di energia elettrica e il gas, farà un bando pubblico per trovare il gestore più conveniente sul mercato e poi con un'adesione da parte dei cittadini a questo ufficio centralizzato si andrà a concludere i contratti, a stipulare i contratti. Quindi cosa accadrà? Non sarà più il singolo cittadino che andrà a stipulare il contratto con la singola compagnia, quindi ad un prezzo maggiore, ma sarà la regione in rappresentanza di tutti i cittadini che vorranno aderire a contrattare con il gestore e quindi sarà il gestore più conveniente, perché per la prima volta non sarà il gestore che imporrà un contratto, ma sarà la collettività dei cittadini che con la forza del gruppo dell'adesione andranno ad imporre il vero contratto più conveniente, il servizio più conveniente al mercato. Restiamo sempre in tema di risparmio e risparmio energetico. Bambini a scuola a piedi, il progetto Pedibus a cui ha aderito la città di Pescara nell'ambito delle iniziative nazionali della manifestazione Mi Illumino di Meno. Stiamo vedendo appunto le immagini di questa mattina. Manifestazione in collaborazione con gli istituti comprensivi 6 e 8 e le associazioni Pescara Bici, FIAB, Fantasma e Movimentazioni. Da 12 anni l'evento Mi Illumino di Meno promuove una riflessione sul tema dello sport
spreco di energia. La prima delle iniziative a Pescara è stata il Pedibus, a cui hanno aderito due scuole della città, Via del Concilio e Via Anelli, attraverso tre diversi percorsi ciascuna. Altre iniziative poi ci saranno nel pomeriggio. Alle 17.45 una biciclettata, alle 18 lo spegnimento delle luci di Palazzo di Città, alle 18.30 la presentazione di un progetto di ciclabilità presso il Book Café Primo Moroni, alle 20 la bici felice, un aperitivo a chilometro zero. Ed ora apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano, il Pescara, emergenza difesa per i biancazzurri, non ce l'ha fatto Ugo Campagnaro a recuperare in tempo per la trasferta di Cagliari, il difensore argentino non è convocato, al pari di Fornasier, Coda, Crescenzi e Verde. In difesa dunque giocherà Mandragora, almeno favorito per fare coppia con Zuparic, l'alternativa è il primavera Luca Orlando, il tecnico Oddo però non si fascia la testa e conferma che il Pescara giocherà per vincere, per conquistare i tre punti. Ascoltiamolo. Sarà sicuramente una bella partita perché si affrontano la prima e la terza della classe, quindi è una partita molto sentita tra due grandi squadre, secondo me, e però più importante, no, sicuramente importante, ma al pari di tutte le altre, insomma, non la caricherei così tanto. Diciamo che è molto più importante per il Cagliari, perché ovviamente se dovesse avere la meglio su di noi sicuramente chiuderebbe il discorso promozione. Quindi la pressione è tutta sul Cagliari? Ma pressione, insomma, mi piacerebbe stare nella posizione del Cagliari, quindi pressione relativa, cioè nel senso che il Cagliari sa benissimo che vincere questa partita vorrebbe dire tanto. Vorrebbe dire staccare al 100% di 13 punti la terza, insomma, per una squadra come il Cagliari sarebbe tanta roba. Campagnaro non parte. No. Non partono Crescenzi, Campagnaro, Verde, Coda, Fornasier. Mi dispiace non avere tutti gli effettivi, perché ovviamente un allenatore vorrebbe sempre averli, però io sono un positivo, io non mi faccio la testa. Nella mia vita, quando ho avuto delle difficoltà, ho sempre cercato di trovare dentro le difficoltà delle opportunità, e quindi la partita inizia 11 contro 11 e noi ci dobbiamo giocare le nostre carte, quelle che abbiamo, le nostre potenzialità contro una grande squadra. La nostra mentalità rimane quella, al di là di chi c'è e chi non c'è, cercheremo di fare la nostra partita, cercheremo di vincere la partita. Il vincente aggira gli ostacoli e il perdente si ferma davanti agli ostacoli, noi cercheremo di aggirarli. Ed ora ci occupiamo della Virtus Lanciano, ostica trasferta domani per i frentani sul campo dello Spezia. I precedenti non sono favorevoli all'11 rossonero, che non ha mai vinto contro la compagine ligure. L'allenatore Primo Maragliulo cercherà di esorcizzare il tabù e di centrare così la terza vittoria consecutiva della sua gestione. Andrea Costantini. Virtus Lanciano alla Spezia con il dubbio del modulo. Il gruppo guidato da Primo Maragliulo è partito ieri per la Liguria dopo l'allenamento mattutino a San Buceto. Della spedizione non fanno parte l'esterno Manuel Milinkovic, che nei giorni scorsi ha rimediato un colpo alla coscia, e il centrocampista Zeduardo, ancora vittima di una distorsione alla caviglia. Maragliulo potrebbe puntare ancora sul 4-4-1-1, anche se negli ultimi giorni il neotecnico ha provato un 4-3-3 speculare a quello degli avversari. Una delle principali novità sarà la presenza da titolare di Manuel Giandonato. Il giocatore originario di Casoli è cresciuto nelle giovanili della Juventus. Giandonato finora è sempre subentrato dalla panchina e ha dato buone risposte. Il sacrificato sarà Rocca, una mossa destinata a liberare maggiormente nella metà campo offensiva vitale. In attacco, in caso di due punte, spinge per una maglia da titolare Federico Bonazzoli dopo il gol partita contro il Modena. Il ballottaggio è con l'ex Ferrari. Chi è sicuro di una maglia è Guido Marilungo, due assist nella gara vinta col Modena. Il giocatore è di proprietà dell'Atalanta in grande ascesa e il suo apporto è imprescindibile. In difesa, Di Matteo riprenderà posto a sinistra con Salviato, Aquilante e Amenta a completare la linea di difesa. Il tecnico dello Spezia Mimmo Di Carlo ammonisce i suoi sulla pericolosità della Virtus, specie in contropiede. La squadra ligure sarà priva degli squalificati Misic e soprattutto Calaiò, squalificato e reduce dalla doppietta che ha steso il Livorno. Migliorano le condizioni di Juande, che è convocato, ma certamente non sarà dei titolari. Sarà confermato il 4-3 con Nenè al centro dell'attacco.
Scitum a sinistra ed a destra il grande ex Antonio Piccolo. Non sarà una giornata come le altre per lui dopo le stagioni in Frentania, i tanti gol segnati e quell'addio recente in parte burrascoso dopo il botta e risposta a distanza con la proprietà. In campo anche l'altro ex, il terzino Filippo De Col. Primo maragliolo cercherà di allungare a tre la striscia di vittorie consecutive, ma non sarà facile contro un avversario che la Virtus non ha mai battuto, 6 pareggi e 3 sconfitte i precedenti, e che cerca punti per proseguire la rincorsa playoff. Direzione arbitrale affidata a Pairetto della sezione di Nichelino. Lasciamo la Serie B per scendere in Lega Pro ed occuparci del Teramo. È prevista tra poco l'ecografia per valutare l'entità dell'infortunio accusato mercoledì in allenamento dall'attaccante Mirko Petrella. Si teme uno stiramento che gli farebbe saltare almeno le prossime due partite. Intanto il resto del gruppo continua a lavorare in vista del match di domenica ad Aprilia contro la Lupa Roma, all'insegna di un rinnovato entusiasmo testimoniato anche dalle parole del portiere Alessandro Tonti, che ascoltiamo. Quello purtroppo dico, perché no, noi non ci possiamo fare niente sotto quello aspetto. Noi dobbiamo pensare al campionato, dobbiamo pensare a giocare, poi come dice il nostro presidente saranno solo punti in più, anche se noi sul campo li abbiamo conquistati. No, ripeto, al di là del modulo, la cosa fondamentale è l'atteggiamento, la concentrazione. È logico che nelle ultime partite siamo stati leggermente sfortunati, perché magari alla prima occasione, al primo errore venivamo puniti. Domenica invece non è stato così, non abbiamo subito gol, che è una cosa molto fondamentale. Abbiamo vinto per 2-0 e quindi sicuramente ci darà una mano a livello psicologico. Il mister ci ha chiesto la prima cosa di non guardare assolutamente la classifica e pensare partita per partita, che penso sia la cosa più giusta. E come ho detto in precedenza, dobbiamo affrontare partita per partita e facendo più punti possibili poi alla fine tireremo le somme. No, sicuramente non esistono partite facili, ogni partita ha il suo che, quindi sarà una lotta sicuramente molto difficile e andremo là sicuramente per giocare per i 3 punti, che penso sia la cosa fondamentale. Adesso ci occupiamo dell'Aquila, rossoblù di scena a Savona, ultima della classe anche a causa delle penalizzazioni. Si cercano conferme soprattutto in difesa per l'11 di Perrone. Ascoltiamo il servizio di Gianmarco Menga. L'Aquila è di scena a Savona per un vero e proprio scontro salvezza. Si affronteranno le due squadre maggiormente penalizzate dall'inchiesta della scorsa estate sul calcio scommesse. I rossoblù di Carlo Perrone navigano in acque grigie e occupano la terz'ultima posizione a quota 16 punti dopo la stangata del Tribunale Federale Nazionale. Il Savona invece è addirittura ultima della classe con solo 9 punti all'attivo. Una partita quindi da vincere a tutti i costi per la truppa di Perrone per risollevare la classifica e possibilmente accorciare le distanze dalla zona salvezza. A far ben sperare c'è la prova di sabato scorso contro la capolista SPAL e la solidità difensiva delle ultime 3 partite, dove l'Aquila ha incassato solo 2 reti. Una impermeabilità, quella del pacchetto arretrato, che il difensore rossoblù Simone Piva spera di confermare anche a Savona. Abbiamo trovato un buon assetto con Emanuele e Cosentini. Stiamo facendo abbastanza bene, ma come tutta la squadra d'altronde sta facendo delle buone gare, quindi cerchiamo di andare a Savona, di confermare questo trend positivo delle ultime partite e cerchiamo di portare a casa un risultato utile. Sul fronte formazione l'allenatore aquilano Perrone dovrebbe optare per la conferma del 3-4-3 con 2 possibili varianti rispetto all'11 iniziale di una settimana fa. In particolare a centrocampo l'infortunato De Francesco sarà sostituito da Triarico nel ruolo di esterno destro. In attacco invece dovrebbe essere data una chance da titolare alla Pantera Claudio De Souza, da settimane impiegato solo a gara in corso. L'ex attaccante di Lazio e Torino potrebbe giocare al posto di perna come boa centrale o, in seconda ipotesi, da esterno offensivo al posto di Ceccarelli.
Nel caso invece Perrone dovesse scegliere a sorpresa di giocare con il 3-5-2, De Sousa potrebbe essere schierato da prima punta al fianco di San Domenico, mentre nel cuore della mediana ci sarebbe spazio per il trio Boulevardi, Benzaglia, Manuel Mancini, con Triarico e Ligorio esterni rispettivamente di destra e di sinistra. È tutto, prossima edizione alle ore 19, grazie per averci seguito, buona giornata.